Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Calcio a 5 Extra Time diretta a studio. Siamo arrivati alla nostra settima puntata della nostra settima edizione ed è come al solito un appuntamento questo del giovedì sera molto ricco di ospiti, di notizie e di argomenti da approfondire. Partiamo subito dalla presentazione dei nostri ospiti che, come avete visto durante questa giornata nei vari messaggi promozionali della puntata, sono tre personalità nel loro ruolo importanti, quindi ci sarà sicuramente molto da chiacchierare. E allora do il benvenuto, ben ritrovato a seconda dei casi, a Fabio Carletti. Buonasera a tutti. Allenatore del CUS Ancona, benvenuto nel nostro salotto, ma ben ritrovato in assoluto ad Andrea Belli. Buonasera. Dirigente della Futsal Ancona e ben ritrovato, mi sembra, nei nostri studi ad Alessandro Bagnacani. Buonasera a tutti. Tecnico al momento senza panchina, ma sicuramente motivato e deciso a tornare nel calcio 5, disciplina che come tutti quanti noi, credo, insomma, amiamo. Prima di iniziare, come ormai facciamo in tutte le puntate, vi ricordo anzitutto la linea SMS, scrivete i vostri messaggi, il numero lo trovate qui sotto, eccolo qua, 333 12 59 844 con domande, considerazioni, magari anche qualche curiosità. E poi per proseguire qualche tag, qualche notizia raffica, insomma qualche spunto per poi tornare ad approfondire gli argomenti nell'arco della oretta in cui staremo insieme. Quindi in bocca al lupo Pesaro Fano, il primo slogan che ci siamo trascritti. Poi Corinaldo Bocastrum, la lotta continua. Visconcordia a un passo dalla Serie A, andiamo nel calcio 5 femminile, così come Atletico Chiaravalle e Festa con la C maiuscola, ovviamente, in merito alla promozione ottenuta. Torneremo su questi argomenti durante la puntata. Vedo già il monitor dei messaggi che si è riempito di alcuni, anzi diversi, SMS, quindi qualcuno ha anticipato le mosse e quindi ha già scritto qualche domanda, ma iniziamo a parlare con Fabio, che insomma è reduce da un weekend positivo. Scherzavamo, Fabio, prima di andare in onda, che questo CUS o ne vince un po' di fila o ne perde un po' di fila, zero mezze misure. Sì, stanno è così, stanno, facciamo dei filotti nel bene e nel male, quindi no, sabato è andata molto bene, partita comunque era difficile perché venivamo da una sconfitta in un derby molto pesante, i ragazzi comunque hanno interpretato bene la partita, soprattutto nel primo tempo, e siamo contenti perché ancora siamo in piena lotta per i playoff. Ecco, questo insomma è un po' il motivo abbastanza facile da dedurre relativamente alla vittoria, cioè la lotta per i playoff è ancora aperta, ci sono diverse marchigiane che ambiscono a quel quarto e quinto posto. Sì, praticamente siamo noi, Tenax e Porto San Giorgio. E adesso noi dobbiamo riposare, però abbiamo già giocato con il Monte Silvano. E quindi le due cose si... Anche se il Monte Silvano è matematicamente in Serie A, però penso che vorranno fare fino alla fine bella figura, sicuramente. E poi comunque noi adesso abbiamo degli scontri delicati, nel senso che per noi gli scontri sono tutti delicati, perché siamo una squadra che può vincere con tutti, Monte Silvano a parte, ma possiamo perdere con tutti, e si è dimostrato proprio nell'arco del campionato. Quindi questo è stato un po' il limite per adesso della squadra, anche se sinceramente nel periodo delle 5 vittorie consecutive abbiamo fatto un bel passo in avanti, perché dopo 6 partite, mi sembra dopo 5 partite o 6 partite dall'inizio del campionato avevamo un punto, quindi eravamo penultimi, però anche perché quest'anno la stagione è iniziata un po' così così per via di alcuni infortuni importanti inizio stagione che ci hanno penalizzato, però la squadra c'è. Certo che decifrare questo campionato non è semplice come in passato per quanto riguarda il CUS Ancona, appunto perché ci sono stati tanti alti e bassi. Un dato di fatto è che la rosa non è propriamente lunghissima e quindi molte delle considerazioni dipendono da questo fatto, appunto. Ma questo è sicuro, perché come ti dicevo all'inizio del campionato abbiamo Giuni ha avuto un problema in preparazione, poi Davide, lo stesso Bilò, ha avuto qualche problema, poi prima di Natale Giovanni Giacomini per motivi per impegni personali e familiari
è ritornata a Senigallia, ci dava una grossa mano da quel punto di vista lì. D'altro canto, però, la cosa importante è che proprio perché abbiamo una rosa corta per quei giocatori che comunque hanno esperienza in questa categoria, quest'anno è stato un anno importante per i giovani, perché si fa di necessità virtù, quindi i nostri giovani under 21 hanno fatto e stanno facendo minuti importanti in una categoria comunque importante, e questo è un bene anche per il futuro, quindi ci sta. Dopo voglio un tuo giudizio su questa Serie B, tante volte abbiamo sentito dei commenti a tal proposito, però insomma ci torneremo più avanti. Invece in questo universo Calcio 5 c'è da pochi mesi, perlomeno Calcio 5 federale, invernale, chiamiamolo così, Andrea Belli, che di solito l'abbiamo visto impegnato in tanti tornei estivi in maniera appassionata, quest'anno ha deciso, suo malgrado direi, di accettare la sfida della Futsal Ancona. Come mai questa follia di andare con Ferrante e compagni, Andrea? Ma sicuramente sono prestato al mondo del calcetto, perché come sai sono stato sempre nel mondo del calcio, e è stata una sorta di favore a due amici come Tommaso Serpentini e Marco Ferrante che mi hanno coinvolto in questo progetto. All'inizio ero abbastanza titubante, vista l'esperienza importante a livello morale che ho avuto a Camerano, e pensavo che sarebbe stato difficile creare qualcosa di importante. Invece, grazie a tutto l'ambiente, all'altro dirigente che mi aiuta, perché noi di dirigenti siamo due, è un'oligarchia, il potere in mano a pochi. Grazie al mister e soprattutto ai ragazzi siamo riusciti a creare qualcosa di importante, e speriamo di riuscire ad ottenere qualcosa di importante anche a livello sportivo. Quello che tocchi spesso diventa oro, Andrea, so, comunque sia tante soddisfazioni per te, questo seriamente, soprattutto noi che conosciamo molto bene diversi personaggi della Futsal Ancona, perché di personaggi dobbiamo parlare, poi a tal proposito andrò a coinvolgere bene anche Alessandro Vagnacani, che vedo che sorride. Ci vuole un mezzo miracolo per tenere a bada bene da dirigente un gruppo come quello della Futsal Ancona. Lo dico con il lato positivo e negativo delle cose, cioè grandi qualità, grandi personalità, ma talvolta anche degli eccessi sotto alcuni punti di vista. Questo viene talvolta criticato alla Futsal Ancona. Sicuramente, infatti. Confermi? Era uno dei problemi di inizio stagione. Poi siamo riusciti piano piano a sistemare delle piccole cose. A dicembre abbiamo perso due giocatori importanti come Alessandro Giordano e Andrea Tarzi, e più un terzo giocatore che all'ultimo momento ci ha chiesto di andare via, e nonostante dei modi un po' strani ci siamo sentiti in dovere di lasciarlo libero. E parli di Iurillo. E moralmente noi ci siamo comportati bene, lui ha fatto la sua scelta, e in questo momento siamo riusciti a trovare un giocatore come Simone Giacchè, che è arrivato e ci sta dando una grossa mano, e abbiamo avuto anche la fortuna, tra virgolette, di riscoprire dei giocatori che fino a quel momento non hanno avuto tanto spazio. Non i top player, che potrebbero essere quelli che dovrebbero fare la differenza, ma i famosi gregari, noi li chiamiamo i gregari della squadra, che ci stanno dando molte soddisfazioni. 3-1 con la Virtus Fabriano, nonostante alcune assenze importanti. Questo il tabellino su futsalmarche.it, assegno Ciaferi, appunto Giacchè e Marco Monti. La vittoria, qua mi raccontavi, nonostante alcune appunto assenze significative. Appunto, assenze importanti, ma se vai a vedere nel girone di ritorno abbiamo fatto 8 partite, 7 vittorie e 21 punti, che sono gli stessi punti che noi abbiamo fatto in tutto il girone d'andata. Quindi la classifica che adesso abbiamo, che ci vede a un punto dai playoff, ci penalizza per il girone d'andata non troppo bello. E venerdì è stata una partita difficile, appunto con tante assenze, però sono venuti fuori appunto questi ragazzi con tanta voglia, tanto sacrificio, e sono queste le soddisfazioni maggiori che stiamo riscuotendo. Senti, ma venendo un po' alla situazione di classifica, un punto dai playoff, anche se bisogna stare sempre attenti alla differenza dei 10 punti che può tagliare le gambe a qualche formazione,
C'è un po' il rimpianto di aver abbandonato, ammesso e matematicamente, non concesso che sia completamente chiuso il discorso primo posto, di aver abbandonato la corsa per il titolo molto presto, perché come potenziale la Futsal ancora sulla carta aveva tutte le qualità per, secondo me, secondo noi, per lottare per il primo posto. Ma sicuramente, poi come dicevamo prima, la presenza di tanti big all'interno dello spogliatoio, è inutile nasconderlo, ha creato in certi momenti degli attriti. E questo non solo a livello di gruppo, ma anche a livello di risultati. E adesso stiamo cercando di tirarci sulle maniche, di recuperare. Speriamo di riuscirci. Abbiamo perso tanti punti con le squadre di medio-bassa classifica. Abbiamo fatto i punti con le squadre di alta classifica. Basta il pareggio col Montecchio, che poi adesso dovremo giocare al ritorno. La seconda in classifica, il Cagli, ci abbiamo vinto sia in casa che fuori. Fino all'ultimo lotteremo, fino all'ultimo minuto e l'ultima giornata. Vedremo di cosa sarà capace la Futsal Ancona. Mi fa sorridere anche sentire Andrea Belli parlare così approfonditamente di calcio 5. Lui che ha masticato calcio per anni continua a farlo. Alessandro, tu adesso sei da spettatore, tra virgolette, rispetto a tutti questi campionati, B, C1, C2, come si sta fuori? Meglio, peggio, aspetti positivi e negativi? Ma meglio non tanto, nel senso che comunque la passione c'è e ogni sabato comunque, se si può, una partita nelle varie categorie si va sempre comunque a vedere. E diciamo che mi sono preso questi 2-3 anni sabbatici, così si può dire, solo ed esclusivamente per motivi lavorativi che non mi hanno permesso di allenare praticamente, perché poi l'impegno quando viene preso va portato a termine nel bene e nel male, quindi sappiamo quanto è importante allenare, quanto è dispendioso qualsiasi tipo di campionato, che sia dalla D fino alla B, e quindi se le cose vanno fatte bene. In questi anni non riuscivo comunque a dare il meglio di me stesso allenando, e quindi ho detto aspettiamo un attimo. Anche se qualcosa immagino bollirà un po' in pentola, insomma, ho provato prima della puntata a carpire qualche curiosità, non voglio dire nulla io, insomma, per non mancare di rispetto in nessuna maniera a nessuno, però facci capire, c'è qualcosa di possibile nel futuro oppure no? Ma di progetti ce ne sono, cioè comunque avendo comunque allenato diversi anni, tanti contatti comunque rimangono sempre in piedi e li coltiviamo tuttora. Vediamo un po' adesso a fine stagione quelle che saranno un po' le proposte, se ci sarà un progetto, se ci sarà qualche società interessata, vediamo. Io sono qua, quelli che vogliono mi cercano, lo sanno, e eccoci qua. Insomma. Senti, ma c'è qualche diciamo aspirazione, ambizione particolare, oppure non è la categoria, non è il settore che fa la differenza? Voglio dire, preferiresti partire più in alto possibile come categoria, oppure va bene anche una serie D ma con un certo tipo di discorso o cos'altro? Guarda, sicuramente la categoria non è importante per me, è importante l'organizzazione. Purtroppo oggi il discorso economico sulle squadre è diventato molto molto importante, sia per l'organizzazione interna, sia per le campagne acquisti dei giocatori e quant'altro. Quindi riuscire a trovare una società con delle ambizioni ma veramente serie per portare avanti un certo tipo di progetto è quello che credo che manchi oggi, ed è quello che, indipendentemente dal discorso lavorativo e dei miei impegni, mi ha fatto fermare in questi anni. Preferirei allenare una serie D con progetti ambiziosi nell'arco degli anni da portare avanti, da arrivare magari in categorie più alte, piuttosto che fare una serie B, una serie 2 in condizioni che a metà campionato magari vanno via giocatori, non vengono pagati, non c'è l'allenatore, mancano i magazzinieri, i dirigenti e quant'altro. Quindi questo è un po'. Arrivano tanti SMS a proposito di quanto stai e state dicendo, ma veramente tanti. Allora, questo non c'entra niente, partiamo da alcune battute, alcuni complimenti, volevo qualche domanda, volevo partire proprio da Bagnacani. Ricordo più bello e più brutto in carriera, partiamo da questo qua. Ma sicuramente uno dei ricordi più belli è stato il campionato, mi avvicino a quello che ha detto Andrea,
una stagione che ho fatto con Marco Ferrante da allenatore, una squadra che avevo preso i primi di gennaio, che era forse quart'ultima in classifica, dove c'erano stato un precedente allenatore, e abbiamo fatto con la squadra di Marco e tanti big come hanno quest'anno, quindi difficilissimi da gestire. 13 o 14 vittorie, in 14 partite avevamo fatto 13 vittorie, un pareggio mi ricordo a Pergola in condizioni di neve, una partita che non si doveva giocare, e siamo arrivati matematicamente secondi, che era il risultato diciamo massimo che potevamo ambire, per un motivo, perché comunque quell'anno il Pietralacroce aveva vinto il campionato già alla fine quasi del girone di andata, quindi quello è stato un bel anno, insomma. Ricordo anche tante belle serate con i ragazzi e dopo partita. Allora, qua ovviamente ti chiedono anche il ricordo più brutto, poi dopo viene scritto dirigente numero uno Andrea Belli by Patron Ferrante Bagnacani. Un'altra volta, il più bel ricordo della Futsal Ancona, evidentemente aveva visto che non avevamo letto il messaggio e quindi il voleva... Ricordo, scusa se ti interrompo, uno dei ricordi più brutti sicuramente è stata la retrocessione a Castelfidardo nello spareggio col Montegranaro al ritorno. Quella è stata un brutto capitolo, insomma. Per Bagna, che gol hai fatto oggi pomeriggio? Sei stato a giocare? Ho giocato, sì. Mi prendono in giro perché ancora... un'oretta nel mio campo preferito dei Cappuccini, alle 7:30, alle 8:30, mi diletto. A proposito di futuro, da tanti anni ormai è l'attualità, è il presente del CUS Ancona, Fabio Carletti. Qua una domanda che in passato credo che ti ho fatto, Fabio, mi ricordo bene anche la risposta, però qua un nostro telespettatore te la chiede live: lasceresti mai il CUS Ancona? Io ricordo bene la risposta, qua me la ricordo bene. Ma non lo so. Adesso c'è una domanda difficile da rispondere, perché comunque parliamo sempre di una... Il CUS è un contesto un po' particolare, perché il CUS racchiude non solo il calcio a 5 ma altre discipline. Per quanto riguarda il calcio a 5, poi io insieme a Francesco, Valerio San Marco, Corrado Perigè abbiamo fondato la sezione. In questo momento si fa fatica comunque a portare avanti un movimento, perché il movimento nostro è anche impegnativo, però con sacrifici ce la facciamo, diciamo, ce la stiamo facendo. Per quanto mi riguarda, mai dire mai. È chiaro che tutto da valutare. Diciamo che rispetto a quando ti ho fatto l'intervista io, in cui insomma ricordo bene la tua risposta fu quella di un'apertura verso nuovi stimoli, però erano alcuni anni fa, insomma un paio d'anni fa, e nel frattempo credo che il tuo ruolo, oltre che di allenatore del CUS Ancona, si sia anche rafforzato ed ampliato, quindi sì, credo sia più difficile adesso abbandonare. Adesso è difficile perché comunque al CUS ci diamo tutta una grossa mano, quindi non c'è più la figura del solo allenatore o del solo dirigente. Purtroppo, come dice Alessandro, il momento è questo, quindi bisogna far così per strutturarsi. Però ripeto, mai dire mai, mi riguarda, dal punto di vista professionale, sinceramente, anche perché le ambizioni, gli stimoli, insomma, credo che non se ne debba mai negare nessuno. Domanda per tanti messaggi, veramente tante battute, poi magari in un momento un po' più goliardico le andremo a leggere, creeremo qualche minuto fatta apposta, però adesso qualche domanda anche stuzzicante, una l'avrei rivolta io perché ho letto tante volte appunto piccole frasi che lasciavano alludere a cose, a risposte eccetera, ma qua diamo la risposta ufficiale, dov'è che era, per Andrea Belli. Una domanda su un giocatore che è partito durante il mercato invernale, non la trovo più. Dove sta Simone, aiutami. Vabbè, qua un messaggio: grande Andrea, come fa Gruppo Belli, non lo fa nessuno, il Kaiser. Poi se tu ci sai dire chi è il Kaiser, noi... giocatore di calcio come mai addio di Alessandro Giordano dalla Futsal Ancona? Questa te l'avrei fatta anch'io. Giocatore importante che è andato all'Eta Beta, sta facendo bene, peraltro stesso campionato, quindi come si suol dire l'avete dato ad una rivale d'alta classifica. No, ma sicuramente Ale era una delle nostre scommesse all'inizio della stagione, un'amicizia che ci lega da vari anni, nonostante l'episodio in Piazza Pertini di qualche anno fa, adesso non ti ricordo. Ah sì, no, adesso mi ricordo, non direttamente con te, ma... Vabbè, comunque
faceva parte del gruppo, poi arrivati a un certo punto ci sono state delle incomprensioni in generale. E Ale ha chiesto espressamente di essere svincolato, noi abbiamo fatto fino all'ultimo, abbiamo provato a trattenerlo. Poi trattenere un giocatore contro voglia è controproducente per tutti, quindi la decisione è stata quella di dividerci, ma lui ci ha assicurato non avercela con nessuno, ci si incontra, ci si saluta, siamo rimasti tutti in ottimi rapporti. Bene, questo per quanto riguarda Alessandro Giordano, che sta facendo bene all'Eta Beta. A proposito, considerando, ripeto, la Futsal ancora fuori dal discorso primo posto, confermi, impossibile? 7 partite alla fine, 10 punti a recuperare, sono tanti. Noi ci proviamo, bisogna che quelle davanti si fermano. Completamente. Senti, ma delle prime tre, secondo te chi vince? Tenendo fuori il P73 che con gli ultimi risultati, insomma, ha un pochino rallentato. Sono sicuramente tre belle squadre. Cagli fa del fattore casalingo, delle partite giocate in casa, l'arma migliore. Giocare in un campo del genere è difficile per tutti, non perdevano da 364 giorni, mi sembra, e lo dico con orgoglio, siamo stati noi a violare quel campo. Eh già, quel campo lì insomma è difficile campo, sì, da tempo. Una prestazione superlativa. Montecchio sicuramente una squadra quadrata, l'Eta Beta dei bei giocatori, è sicuramente una sfida a tre che si risolverà alla fine. Anche sì, ma io perché... voglio il tuo pronostico, questa è tutta l'analisi, d'accordo, però voglio il tuo pronostico. Per l'amicizia quale dico Eta Beta, conoscendolo scaramanticamente. Preferivo che dicevi un'altra squadra, sì. Magari. D'accordo, questa è la situazione, in Serie B i pronostici non vale la pena farli perché il Montesilvano ha vinto in partenza, quindi... Allora. Le ha vinte tutte questa squadra. Che ci è venuto a fare in Serie B il Montesilvano? Io non lo so. No comment. No comment, davvero. Zero comment. Ok, va bene, ce lo faremo dire magari un giorno da Junior e compagni. A proposito di Junior, mi viene in mente Alessandro Bagnacani che l'ha allenato al Città di Ancona. Un argomento che noi durante la puntata, anche per promuoverlo come agenzia di comunicazione, siamo noi ad organizzare in collaborazione col Comune, con l'Ancondorica, la Giampaoli, l'evento, dico che dopo nella seconda parte della trasmissione abbiamo preparato un video, parleremo anche di questo, quindi se volete scrivere dei messaggi a proposito del Città d'Ancona, vi vogliamo fare un po' di pubblicità e approfittare di ospiti che l'hanno sempre o quasi seguito e partecipato, che ci diranno la loro, quindi scrivete la vostra. Adesso andiamo con altri messaggi perché ne stanno arrivando tantissimi. Dunque, ad Andrea Belli: porteresti i quadrini di giocatori di calcio nella tua squadra di calcio a 5? Beh, Ale è un amico, attualmente gioca gioca a calcio, facciamogli finire la stagione nel Collemarino e poi dopo se ne parlerà. Se ne parlerà, poi questo è bellissimo, togliete i virili a mister Carletti. Perché Fabio li uccidi con i virili i giocatori? Che... Niente, praticamente quando... dopo la prima parte di campionato che perdevamo, dopo la prima vittoria, avevo fatto un allenamento con dei birilli, un lavoro atletico, e quindi proponevo sempre questo lavoro atletico fino e abbiamo vinto, continuavamo a vincere. Quindi, e quindi da lì siete andati avanti in continuazione. E allora il birillo stanno sta segnando, diciamo, il cammino del Cus. Il cammino del Cus. Ok, poi questo l'abbiamo letto, questo anche, da domani do pipetto a Gogo, non so a chi è riferito. Qualcuno Alessandro, io non riesco a non ridere, parla tu. Immagino. Mi sa che è meglio se andiamo in pubblicità. Sì. Andiamo in pubblicità che è meglio. Allora ci fermiamo seriamente, proviamo a tornare seri, è 22:35, è il momento di andare alla prima pausa pubblicitaria, scrivete ancora i vostri messaggi, ci ritroviamo nella seconda parte dove parleremo appunto degli argomenti che avevamo lanciato in avvio di trasmissione, parleremo di Città d'Ancona, dei prossimi turni, restate con noi.
Ital Service, produzione e commercializzazione di borti di alta qualità. Nuove tecnologie e strumentazioni moderne consentono di fornire bordi per l'impegno nei vari settori dell'arredamento, realizzati in numerose sagome e finiture di diversi materiali, creati anche su misura in base all'esigenza del cliente. Ital Service è a Sant'Angelo in Lizzola, via della produzione 1. Eurotubi è l'azienda leader nella produzione di tubi in alluminio. Grazie alla vasta gamma di produzione e al continuo sviluppo, Eurotubi è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. L'azienda dispone di un ampio parco macchine di profilatura che garantiscono flessibilità e alto standard qualitativo. Eurotubi è l'azienda leader nella produzione di tubi in alluminio. La trovi a Fano, in via Filippini 4, zona industriale Bellocchi. I migliori materiali per un prodotto unico. Agla, calzature, abbigliamento e accessori per il calcio a 5. Eccoci nuovamente in diretta, seconda parte di Calcio a 5 Extra Time, diretta studio. Ci sono ancora tanti messaggi che stanno arrivando, allora ne smaltiamo altri. Andiamo a leggere, allora qui c'è una domanda a cui risponderemo fra un po', qua vabbè, auguri neopapà, io ringrazio chi ha scritto il messaggio, quindi saluto per la prima volta, approfitto per un momento personale dalla televisione la mia nostra Margherita, questo con grande orgoglio e felicità, poi e anche la mamma Eleonora ovviamente, grande fashion, questo è un messaggio riferito al soprannome di Alessandro Bagnacani, c'è sempre modo di scherzare, ma prendono in giro anche Andrea Belli, Beautiful e tanta roba, questo... È il soprannome che ti viene dato in Piazza Pertini da colui che parla al microfono, non andiamo oltre. Poi questi li abbiamo letti, questo l'abbiamo letto, ce n'erano altri qua che volevo leggere. Un vero direttore sportivo, Andrea Belli, Ale Bello Bello, la tua Sandrina. Questo è un altro messaggio sempre molto difficile da tradurre. Poi Togliete i birilli l'abbiamo letto, questo l'abbiamo letto, qua. Per Belli, i top player non fanno la differenza alla Fusta Lancona? Assolutamente, anzi siamo contentissimi di quello che stanno facendo. Ferrante fa i suoi gol, Momi fa i suoi gol. Siamo completamente soddisfatti dei giocatori che abbiamo adesso. Torniamo seri, che qua abbiamo scherzato parecchio. Ho davanti a me, Fabio, la schermata con la classifica marcatori. Ricordo dopo un'intervista... forse l'ultima sconfitta prima delle 5 vittorie consecutive, in cui tu giustamente dicevi speriamo che la medica inizi a segnare un po' di più come sì. In passato. E da lì la medica ti ha risposto a suon di gol, per fortuna tua e del Cus Ancona. Quota 23, nelle primissime posizioni, insomma Giacomini si è confermato ancora una volta a grandissimi livelli. Sì, ma ripeto, la nostra squadra comunque vive ad equilibri molto sottili, è chiaro che all'inizio del campionato con alcune assenze importanti tutta la squadra soffre, lo stesso Giacomo, poi magari stanno forse siamo partiti un pochino più imballati dell'anno scorso, non lo so, però Giacomo comunque ha un valore indiscusso, è chiaro che durante l'arco di un campionato ormai in questa categoria i suoi gol li fa vincere le partite, ma soprattutto si sposa bene ormai con Giuni, con Davide, con lo stesso Gigi Bartolucci, è una garanzia discutibile. Classe 1987, domanda da procuratore, riuscirete a trattenerlo ancora anche l'anno prossimo, perché credo sia sempre più difficile. Ma noi cioè, non tratteniamo nessuno. Non tratteniamo nessuno, è chiaro che io con questi ragazzi ci sono particolarmente affezionato, più a livello umano che a livello di rapporto allenatore-giocatore, ma per la professionalità e per quant'altro. È chiaro che se un nostro giocatore o lo stesso Giacomo ha chiamate in squadre più prestigiose, con trattamenti migliori dei nostri, capiamo tranquillamente la volontà di Giacomo. L'anno scorso Giacomo ha avuto delle chiamate, ovviamente noi siamo contenti che Giacomo è rimasto, però queste chiamate sono arrivate, ma il motivo per cui Giacomo è rimasto da noi è sia per un carattere
affettivo, ma soprattutto forse perché ancora la nostra offerta era migliore delle chiamate ricevute. Alessandro, tu la medica, come praticamente tutti i giocatori che abbiamo menzionato durante la puntata, li conosci molto bene. Possiamo dire che è uno dei primi tre, se non il principale talento marchigiano, che è Giacomo la medica? Ma nell'arco degli anni credo che sia cresciuto molto. Io l'avevo conosciuto quando avevamo fatto uno dei primi tornei di Piazza Pertini, quando giocava Fabriano, e era venuto a giocare con noi al torneo, e già comunque determinate caratteristiche tecniche si vedevano. E ha avuto, secondo me, la fortuna di avere vicino persone di una certa esperienza come Davide Bilò e comunque Juninho, che l'hanno aiutato in questo suo percorso che non è ancora finito. Quindi sicuramente nell'arco degli anni, giocando accanto a queste persone che comunque nel panorama marchigiano hanno fatto comunque in parte la storia del calcetto, quindi sicuramente ne ha giovato. Sicuramente non è finito. Io credo che per il suo bene comunque ha bisogno di palcoscenici più alti, quindi credo che prima o poi, per quanto sia affezionata al CUS, per quanto sia comunque importante per questa società, credo che il suo percorso debba comunque terminare e cercare palcoscenici più alti, perché comunque c'è possibilità, secondo me, ancora di crescita di questo ragazzo, sicuramente. Fabio incrocia le dita e spera e lavorerà affinché possa... No, io immagino che anche tu vorrai il bene del ragazzo. Questo, un po' come... È abbastanza evidente quello che ha detto Alessandro, ci sta. Un po' anche lo stesso discorso per Marco Belloni, cioè Marco comunque sì, è cresciuto da noi, è 2 anni che fa comunque una categoria superiore, è andato a Lecco quest'anno, quindi molto distante da casa, chiaro, siamo contenti. Credo che sia anche gratificante per il Fabio Carletti, allenatore, perché... quello sicuro, è chiaro, però come dicevo prima, ci sono palcoscenici sicuramente più importanti, l'importante è che comunque è una squadra che vuole un talento, perché qui parliamo di un talento che ha un grosso margine di miglioramento, perché ovviamente... anche il livello di questa Serie B, che comunque sia diminuito, perché è normale, è mancanza perché di fondi, è diminuito? Meno giocatori di livello per squadra, non ci sono più praticamente gli stranieri, però l'importante è che il palcoscenico più alto dà al giocatore un'opportunità importante, cioè quindi perché sotto c'ha per le mani un giocatore importante, quindi... Quello che dico, se le società sono interessate a Giacomo, che siano interessate veramente. Per il bene del ragazzo. Alessandro, a proposito di individualità, sei sempre molto attento, insomma, anche ai giocatori molto tecnici, ti sei sempre appassionato a questo tipo di giocatori. Voglio sapere la tua top 5, insomma, il quintetto ideale dei giocatori marchigiani, visto che ce ne sono tanti anche che hai tenuto a battesimo anche in Piazza Pertini, per aprire un po' anche questo argomento qua. Adesso mi trovi un po' impreparato, perché ce ne sono anche veramente storici, tanti. Anche storici, i tuoi 5 preferiti, voglio insomma toccare un po' le tue corde del gusto. Ma sicuramente nell'arco degli anni il quintetto, diciamo, che più mi ha impressionato, che indipendentemente dalle amicizie, sicuramente con Momi Marchegiani, Davide Bilò, Diego Moretti in porta, Juninho e Campana, sicuramente è stato uno dei quintetti più belli che abbiamo visto qua da noi. Sicuramente adesso il ricambio generazionale ci sta, ci deve essere, e quindi ben vengano giocatori come Giacomo, ben vengano giocatori come Belloni, e spero che ne vengano fuori tanti altri, perché comunque l'importante di questi ragazzi, perché dico che devono fare il loro percorso, perché comunque abbiamo visto anche quest'anno una nazionale che ha vinto gli europei, e comunque vuoi o non vuoi erano pochi italiani, ma c'erano parecchi stranieri naturalizzati, quindi il mio sogno è avere comunque una nazionale che vinca gli europei con dei giovani e dei ragazzi soprattutto italiani. Questo sarebbe, che non che me ne vogliano gli stranieri naturalizzati, però sicuramente credo che se nelle varie regioni ci sono 2 o 3
ragazzi che meritano devono essere visionati da società più importanti, lavorarci in maniera costante per poi cercare di farli arrivare al massimo. Insomma, questo è quello che è importante per un motivo, perché questo sport ancora, la cosa che mi dispiace più di tutti è il fatto che non c'è un ricambio generazionale importante, quindi comunque si contano nelle varie regioni i giocatori bravi o in prospettiva che possono diventare bravi, se ne contano veramente sulle punte delle mani, e quindi sicuramente quelli che ci abbiamo devono essere valorizzati ai massimi livelli. Questo quanto. Apriamo altre parentesi, andiamo allora alla Serie 2, quindi alle Final 8 di Coppa Italia di Serie 2. Il Pesarofano, l'abbiamo detto più volte all'interno di questa trasmissione, è pronto alla partecipazione alle Final 8 di Coppa Italia di categoria. Si comincia domani pomeriggio alle 14.30 contro la Pasta Piero Corigliano, sfida alla vice regina adesso della Serie A2 girone B, quindi dell'altro girone. Diretta streaming, siamo andati sul sito pesarofano.it, diretta streaming a cura dell'organizzazione, sarà cliccabile anche dal sito della divisione e quindi poi di conseguenza sarà inserito anche nel sito del Pesarofano. Tony Dandel, giocatore del Pesarofano, alla vigilia della partenza, il Pesarofano è partito oggi con l'aereo per la Sardegna, ha detto che è la competizione più bella, la Final Eight, ci sono tante squadre probabilmente anche più forti del Pesarofano, ma insomma cercheranno di fare il massimo per far sognare e regalare appunto un sogno alla dirigenza e ai sostenitori marchigiani del Pesarofano. Ripeto ancora, 14.30, Pesarofano, Pasta Piero Corigliano, diretta streaming anche su pesarofano.it. Chi vince affronta la vincente di Cagliari, Rapido Latina, quel Cagliari che proprio sabato scorso ha battuto il Pesarofano, sfatando così un tabù negativo per i sardi, positivo per i marchigiani, che si era creato nelle ultime due stagioni. Forza Pesarofano, squadra al completo, ci sono tutti, la rosa non è lunghissima rispetto alle contendenti che ci sono nella manifestazione, ma le qualità invece ci sono e si può veramente sperare di portare a casa un'altra soddisfazione in casa Bianco Rosso Granata e un altro trofeo per le Marche. Questo per quanto riguarda le Final Eight di Serie 2. Voliamo adesso invece in Serie C1, dove abbiamo parlato tante volte del massimo torneo regionale nelle scorse puntate. Prosegue il duello al vertice fra Corinaldo e di Golzfermo. Tre punti separano ancora le due contendenti al vertice, perché il turno scorso non ha modificato le carte in tavola, nonostante un derby, quello fra Corinaldo ed Audax, che insomma ha messo a serio rischio il gap o addirittura la posizione di classifica del Corinaldo. Vittoria alla fine grazie al gol decisivo di Antonello Balducci. L'Igolzfermo ha strapazzato 7-3 la Torrese, quindi lì distanze invariate. È cambiato qualcosa sul terzo gradino del podio, perché la Bocastrum ha perso contro il Castelbellino di Bracconi, che torna in campo e segna subito una doppietta decisiva, 5-2, e quindi è stato raggiunto dal Cus Macerata, redivivo direi, perché con la vendetta 5-4 ai danni dell'avverso che l'aveva battuta a sua volta in finale di Coppa, il Cus Macerata si è riportato al terzo posto a meno 7 dalla prima piazza. Qua non so dei nostri ospiti chi segue molto bene da vicino la Serie C1, direi Andrea Belli un po' pochino perché è nuovo. Fabio credo di rimbalzo, comunque sia, credo sarà sicuramente appassionato. Alessandro, quest'anno l'hai seguita più o meno bene? Ma ho seguito più sia il campionato di B che di C2, però comunque diciamo che un occhio gliel'ho dato, anche perché c'è il mio amico Ciccio Bracconi che comunque non muore mai, è sempre... Che effetto ti fa vederlo? Allora, era andato via perché la società gli rimproverava, tra virgolette, di essere allenatore giocatore, nel senso che no, voleva un ruolo ben identificato di allenatore. Poi l'hanno richiamato a novembre, se non sbaglio, novembre o dicembre. Ha fatto abbastanza bene in casa, un po' meno bene fuori. Alla fine c'è bisogno di lui anche in campo e lui, come al solito, dimostra di essere un fuoriclasse. Ma credo che su Ciccio ci sono poche parole, perché comunque penso che sia una di quelle persone che interpreta questo sport con una semplicità estrema. Quindi per me, se lui sta bene fisicamente, può giocare finché non muore, perché comunque è incredibile. Cioè, gioca a biliardo. È come se giocasse a biliardo, quindi non ha bisogno né di preparazione fisica, anzi, meno si prepara fisicamente, più è forte. Addirittura, beh, oddio, l'anno scorso l'abbiamo visto rimettersi in forma. No, ma è stato qualcosa di straordinario. Straordinario. Sì, sì, però io l'ho visto sia nelle fasi che comunque si allenava di meno, sia nelle fasi che si allenava di più, comunque quando sta, si mette lì di dietro,
e ancora non ce n'è per nessuno in queste categorie qua. Fabio, lo prenderesti Bracconi al Cus Ancona? Sì, sì, tutti. Tutta la vita? Allora, andiamo a vedere quello che è il prossimo turno di Serie C1, perché è veramente insidioso per il vertice. Corinaldo fa visita al Fano e quindi insomma c'è sempre da tremare quando si gioca fuori casa con il quintetto di Mister Ferri. Altrettanto deve fare l'Eagles Fermo, che fa visita alla squadra di Mister Rocchi, quindi sarà secondo me un turno assolutamente decisivo. Gufano nei confronti delle prime due in classifica, Cus Macerata e Bocastrum, per tornare clamorosamente in corsa, anche se 7 punti ovviamente di distanza dal vertice non sono pochi a appunto 7 giornate dalla fine. Per quanto riguarda la bassa classifica, c'è da sottolineare la prima vittoria del campionato della Montegranarese, sorprendente 5-4 sulla città di Falconara, che però ha fatto io ero rimasto al preannuncio di ricorso, credo che sia andato avanti anche col ricorso il presidente Bramucci, staremo a vedere insomma cosa ne verrà fuori, se quindi verrà invertito il verdetto del campo. Zona playout, salvezza caldissima, Riviera delle Palme sempre più affossato, sempre più in difficoltà, ha perso anche con l'Osimo Five. Per il resto invece dalla Torrese al San Crispino Juventina la lotta è apertissima, staremo a vedere come va a finire. Per quanto riguarda il prossimo turno, quindi torniamo a parlare con i nostri ospiti, volevo tornare al prossimo turno ovviamente sia del Cus Ancona che della Futsal Ancona, due società doriche presenti in studio. Per quanto riguarda i dorici, visita alla Bulldog Lucrezia, Fabio. Sì, un altro derby, all'andata abbiamo perso in casa, quindi speriamo sabato di poter fare risultato, anche perché, come dicevo prima, se vogliamo credere veramente nei playoff, da adesso in poi ci sono 4 finali, quindi non possiamo commettere passi falsi. Matematicamente bisogna vincerle tutte e 4. Beh, sì. Verosimilmente, anche se sì. Sopra non ci sono turni facilissimi, però ripeto, quando si arriva poi alla fine di un campionato ci sono tante variabili, quindi non sempre ci sono quei pronostici scontati, quindi noi per provarci e crederci dobbiamo per forza fare risultato ogni partita, se no. Noi abbiamo fatto tantissimo il tifo nel turno scorso per il Civitanova, perché il Tollo stava iniziando a spaventare un po' le nostre marchigiane, non ce ne vogliono gli amici abruzzesi, ma ovviamente siamo di parte in questo caso. Civitanova che ha vinto 3-2 al termine di una grande battaglia e quindi ha allontanato parecchio gli spettri che appunto abbiamo palesato pochi istanti fa. Nonostante ciò, l'Alma Fano deve fare attenzione appunto per le ragioni che ha detto Fabio prima, il finale stagione è sempre molto particolare, quindi nel prossimo turno occhi puntati in zona salvezza su Tollo Alma Fano, con un pareggio sarebbe discorso praticamente assolutamente chiuso. Viceversa, insomma, si potrebbe rischiare qualcosa. Tenax con l'Imola deve vincere per le stesse ragioni del Cus Ancona in ottica playoff. Porto San Giorgio, idem con Patate Fritte contro la Fratelli Bari Reggio Emilia. Questo è il prossimo turno di Serie B. Squalificati, infortunati al completo, siete tutti? Noi no, siamo tutti. Birilli? Birilli, chiaro. Birilli. Quelli ci sono, insomma. Quelli sempre. Sempre presenti. No, a parte settimana, pochi birilli. Occhio. Occhio, vedremo un po' insomma se il rito scaramantico. No, ma ormai dopo Birin abbiamo perso 3 di fila, quindi è già decaduto, già di andato. Suo. È già andato di suo. Futsal Ancona contro Arcevia, ha 3 punti da fare a tutti i costi, Andrea. Sì, ma non sarà sicuramente facile. All'andata abbiamo subito una brutta sconfitta, un periodo brutto per la squadra. Affrontiamo questa squadra che naviga nelle zone basse della classifica, ma abbiamo visto fino adesso che ci sono le squadre di bassa classifica appunto che danno problemi a quelle che si trovano davanti, quindi è una partita da affrontare con le molle, con la consapevolezza di dover conquistare i 3 punti per riuscire ad arrivare ai playoff. Un saluto dal presidente giocatore, tra l'altro adesso stavo riguardando le statistiche, miglior realizzatore, ancora una volta Ferrante non muore mai, ci ha mandato un messaggio adesso Ferrante per Magnarelli, viva lo slurp al lampone, vabbè, salutiamo il McDonald's, caro Marco, famiglia Ferrante 3+1, questa è una notiziona che non so se già vi ha dato uno spogliatoio
il presidente Andrea, sapete già tutto. Sapevamo voi già tutto. Auguro un buon proseguo. Allora noi facciamo tantissimi auguri alla famiglia Ferrante, perché insomma probabilmente in futuro saranno di più. Poi con questa scusa salta continuamente allenamenti, quindi praticamente farà figlio, sì, visite contro visite. Allora, annullerà le leggi dei 9 mesi, approfitta della situazione per saltare allenamenti. Poi vabbè, si scherza sempre come al solito, per belli quadrini, comunque si chiama Luca Noale, vede meno Andrea. Non si è capito male prima. Poi dopo, l'errore più grande della Fuzza Lancona è stato mandare via Andrea Mosca, un saluto a tutti, Andrea Tarz. No, Andrea Mosca è uno dei ragazzi che lavora con Ferrante, quindi... Qua c'è un messaggio che non voglio evidenziare perché poi sembra veramente scortese, però insomma capisco che è una battuta nei confronti di Alessandro Bagnacani. Per Luca Quadrini ci si può pensare, dai, e quindi questo un altro SMS. Allora, siamo arrivati all'ultimissima parte di trasmissione. Vi avevo lasciato indietro due discorsi, uno il femminile e uno un po' il goliardico estivo dei tornei. Vorrei dedicare quindi qualche minuto alla città di Ancona per pubblicizzarlo e lanciarlo in vista della 19ª edizione, ovviamente in Piazza Pertini. A tal proposito abbiamo preparato un servizio speciale emozionante. He comes from a land far, far away. A little place that some people call Great Britain. Exiled for streaking at the royal wedding, he left his motherland along with the only woman he ever truly loved, his horse, Tyrone. He traveled to the USA to resurrect the recession-riddled dance floors of America with a big, long, pink, ding-dong penis. He could turn any bro down into a hoedown. He would turn any keg cup into legs up. He taught all nations and all peoples across all seas that in order to have the best dance party in the world, all you have to do is we're having a hoedown. You hoes down. Don't let me pull my hoes out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been known to dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear, back off the wall. Free your feet and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie. To a boot tie, yeah, yeah. And we danced. Oh. And we cried. Oh. And we laughed. Beh, c'erano anche i nostri ospiti nel servizio, io non lo sapevo veramente, ho colto di sorpresa gli sguardi di Andrea, servizio Andrea giuro, di Simone Zezza, tutta opera sua, io non lo sapevo, e lo sguardo finale di Alessandro è fantastico, emozioni Alessandro.
È stata una bella vittoria. Tra l'altro, due campioni d'Europa al Città d'Ancona, quindi già erano nazionali ed era un valore aggiunto. Diciamo che Romano ed Ercolessi si sono presentati in Piazza Pertini negli anni scorsi. Chissà se li riavremo l'anno prossimo, punto di domanda. Mi auguro di sì, nel senso che penso che l'anno scorso Sergio non è riuscito a venire perché aveva avuto quel brutto infortunio. Quindi vediamo stanno. Se riusciamo a farlo venire siamo contenti. Partiamo da Fabio relativamente al Città di Ancona. Nonostante tu negli ultimi anni sei rimasto un po' in disparte, in passato l'avevi fatto spettatore. Da spettatore. Ti manca? Lo rifaresti? Ti piace? Cosa non ti piace? No, mi piace. Sicuramente è un torneo ormai diventato il torneo. Quindi... mi piace, però da spettatore, anche perché poi la stagione... Bisogna staccare un po' la spina. Sì, assolutamente. Andrea, tu da dirigente l'hai vissuto sempre molto, molto intensamente. L'anno prossimo, anzi, l'estate prossima ci risarai oppure no? Sicuramente. Quello che mi preoccupa è che stiamo andando incalando. Passiamo dalla finale contro la Moretta... la semifinale 2 anni fa, i quarti finali dell'anno scorso. Beh, ci sono molte squadre che ci metterebbero la firma, soprattutto perché voi avete sempre fatto una squadra che ai nastri di partenza è un complimento questo, insomma, non era tra le favorite come valori assoluti, molti giocatori di calcio a 11, quindi... Il top, la finale contro la Moretta, che abbiamo battuto nel girone di qualificazione, forse ci eravamo illusi, però un grande, grande risultato sicuramente con... tutti questi ragazzetti che aveva Camerano. Sono tuoi figliastri, diciamo così. Fratellastri. Per l'età diciamo fratellastri. Senti, ma credo che la squadra vostra sia stata negli ultimi anni la dimostrazione che con un gruppo unito e tanta voglia il Città di Ancona si può molto ben figurare. Poi vincere è questione anche di dettagli, di lavoro e di tante cose. Sì, sicuramente. Siamo partiti come una sfida. Partecipare a questo torneo per noi che a calcetto non ci abbiamo giocato mai era appunto una sfida. Poi partecipare non piace a nessuno, quindi pian piano è venuta sempre più la voglia di partecipare, e partecipiamo a più di un torneo. Candia, sono 3 anni che arriviamo secondi, speriamo piano piano di riuscire a vincere. Qua ci chiedono, insomma, come agenzia di comunicazione, ripeto, siamo noi direttamente coinvolti, non stiamo a fare teatrini o false cose, quindi è assolutamente un motivo per pubblicizzare la cosa. Potremmo mettere pubblicità, Simone, qua direttamente sul televisore. Senigallia si rifarà, ci domandano, proprio perché l'anno scorso è nato anche Città di Senigallia. Sicuramente si rifarà, quindi cercheremo di dar vita anche ad un'estate di calcio a 5 in questo senso. Qua lo dico non da conduttore ma da insomma organizzatore, diciamo così. Alessandro, voi novità per il futuro? Stai lavorando già a qualcosa per questo palcoscenico da 3.000 persone in finale oppure no? Ma ancora non ci siamo messi in movimento, dico siamo perché sono 2-3 anni che forse anche qualcosa di più, anche sono quasi 5 anni che ormai insieme a Stefano Cingolani cerchiamo di, in collaborazione, di mettere su una squadra importante, insomma una buona corazzata, perché comunque portare, secondo me, indipendentemente dal risultato finale in una città come Ancona, in una piazza così importante, determinati giocatori, credo che sia per questo sport un'immagine bella per tutti. E quindi ci appassiona. È un impegno, perché comunque sembra che, per quanto se ne dica, uno dice un torneo estivo, ci si diverte, non è così, perché comunque cercare di portare determinati giocatori di un certo livello fino ad Ancona, che magari vengono da Roma, vengono da altre città, non è semplice, bisogna organizzarsi prima con gli alberghi, con la struttura, e sicuramente ci vogliono degli sponsor importanti dietro. Sono 2 anni che G-Planet, Paolo Giacchini ci sta dietro e siamo contenti, speriamo non ci abbandoni. Io e Stefano, come ogni anno, ci mettiamo del nostro, ci impegniamo, e quindi ci piacerebbe anche quest'anno, insomma, credo, intraprendere questo percorso insieme. Sicuramente non è semplice, perché poi ogni anno le difficoltà sono sempre maggiori, sia di organizzazioni, di campionati, di quant'altro. E quindi vediamo.
sicuramente un po' di carne al fuoco c'è, mi piacerebbe, c'ho un pallino mio che è un paio d'anni che comunque cerchiamo di farlo venire, non è ancora venuto, l'anno scorso ci eravamo quasi arrivati, ma motivi di vacanze, perché poi è un torneo che essendo organizzato d'estate i campionati sono finiti e quindi automaticamente molti giocatori vanno in vacanza. Questa chicca arriverà. Vediamo, sarebbe bello più calcio. No, ma mettilo in porta. Mettiamolo in porta, Falcao. Buffon. E poi vediamo. Allora, parliamo di Viva il Città d'Ancona, ovviamente, poi arriveranno tante informazioni su come partecipare, quali novità ci saranno, perché alcune, ve lo dico in anteprima, ci saranno. Parliamo di calcio a 5 femminile, perché l'avevamo preannunciato, ce lo ricorda giustamente un SMS che è arrivato qualche istante fa. Visconcordia ha vinto lo scontro diretto contro la Polisportiva Filottrano 7-2 e di fatto ha conquistato, diciamolo, la vittoria del campionato di Serie C femminile, praticamente promossa in Serie A, ormai irraggiungibile dalle inseguitrici. E complimenti, insomma, alla Visconcordia, che aveva questo bivio dello scontro diretto per capire se era fatta o meno dopo tante settimane al primo posto. Nel prossimo turno visita la Real Macerata, insidiosa, ma dovrebbe veramente succedere un cataclisma nel complesso per far sì che il primo posto sfumi. Per quanto riguarda invece la Serie D, il verdetto è addirittura ufficiale: Atletico Chiaravalle ha pareggiato 3-3 con la Jesina e con una sola giornata ancora da giocare l'Atletico Chiaravalle è promossa in Serie C. Complimenti alla società chiaravallese, che festeggerà il tutto, quindi siete invitati, c'è l'evento anche su Facebook, sabato pomeriggio alle 18:15 in occasione della partita con la Mandola. Quindi complimenti ancora a queste due società che primeggiano nel futsal regionale femminile. Questo era quanto vi dovevamo dire, rimangono solo gli ultimissimi messaggi da leggere. Allora, uno è questo che c'è in sovraimpressione da diversi secondi: per Andrea, i fratelli non si scordano mai, sempre col gelato in te la bocca, quindi questo fa riferimento al video che è andato in onda. Non dimentichiamo la Visconcordia Morovale, grazie, fatto, e basta, mi sembra che altri non ce ne sono, Simone, giusto? Mi pare che siamo arrivati alla fine. Allora, grazie per essere stati con noi a Fabio, Andrea e ad Alessandro, a tutti voi ovviamente un saluto, un arrivederci, un grosso in bocca al lupo. Grazie a te. Io volevo salutare e ringraziare tutti i tecnici, i dirigenti e tutti i giocatori delle nostre squadre del Cus Ancona, bravissime persone. Una grande famiglia il Cus Ancona ormai da anni, e noi abbiamo la fortuna di averla nel calcio 5 marchigiano. Grazie di nuovo, grazie a tutti ancora, voi per essere stati al nostro seguito. Vi rinnoviamo gli appuntamenti martedì prossimo con calcio 5 extra time, le partite in TV ore 23 sempre su TV Marche canale 12, giovedì prossimo con la diretta studio, Facebook e YouTube per restare aggiornati su di noi.